Allora, il sistema delle verifiche. E qui, scusate, faccio una piccola premessa, se mi permettete. E uso una metafora. Noi dobbiamo andare da Catania a Messina. O con l'auto, o con... Tu in auto puoi prendere l'autostrada, la statale, ti puoi fermare un'ora, 2 ore. Puoi prendere in Embro, che c'è da Capodoplano, Messina, no? Se invece tu vai in treno, hai un orario di partenza, le fermate dove si ferma il treno, però, e i tempi medi di percorrenza. Ebbene, la procedura del rinnovo camerale è come un convoglio. Cioè dire, la tempistica, le fasi, è ciò che io, in quanto responsabile, possiamo fare, dobbiamo fare, sono scanditi dalla norma. Per cui per ogni, in questa procedura ci sono i cosiddetti endoprocedimenti dove la legge assegna dei tempi. Ad esempio, per le verifiche, la legge assegna 30 giorni. Ripeto, 30 giorni. L'intera procedura si deve concludere entro 180 giorni, in 6 mesi. Ritornando quindi alle verifiche, dicono inadeguate, le verifiche, la norma, quando dice cosa fare e come farla, lo fa chiaramente nell'economia di questo tempo che tu hai assegnato, 30 giorni, che se mi devono 2 anni, ce ne andavamo impresa per impresa a bussare. Mi dice se lei è associata a Confindustria, per dire, mi dice se avesse pagato bla bla bla. Io in 30 giorni devo operare le verifiche che la norma mi dice di fare. Le verifiche sono di due tipi, una sull'esistenza dell'impresa e che sia attiva, che sia iscritta nel registro della Camera di Commercio competente per territorio, che sia svolgente l'attività coerente con il settore a cui sta partecipando. Quindi, esempio, se è un'impresa agricola, io associazione la inserisco nel commercio, deve essere esclusa perché non ha un'attività coerente con il settore. Quindi questo è un tipo di controllo.